Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore, come state? Io spero che abbiate trascorso, che comunque stiate trascorrendo delle vacanze serene, divertenti, rilassanti in famiglia o comunque con le persone alle quali volete bene e che vi stiate rilassando veramente, perché poi appunto, come vi dicevo anche su Instagram, inizia un anno super tosto che dobbiamo affrontare con la carica giusta. Di conseguenza, io sono sul letto nel frattempo, di conseguenza c'è bisogno, insomma, di essere sereni per poter affrontare il tutto, come vedete ho le gambe bianche e le braccia scure perché mi sono bruciata un pochino le spalle e niente, insomma, noi siamo state in Sardegna, non so se è già online il vlog dove vedete appunto il nostro viaggio in Sardegna. Ora siamo a Napoli e ho fatto un po' di shopping da Tiger che riguarda il back to school insieme a Megan, e quindi appunto volevo farvi vedere qualcosina di carino che ho acquistato, e poi ho preso anche qualche altra cosina che volevo farvi vedere, insomma, giusto per fare due chiacchiere e stare un po' in vostra compagnia. Da Tiger ho trovato tante cose carine, ragazze, veramente tante cose carine, e mancavo da un po', anche perché a Firenze di solito vado quella alla stazione, ma è piccolo. Al Campania, al centro commerciale Campania, trovate veramente un Tiger immenso e c'è di tutto. La prima cosa che Megan ha voluto prendere è questo timer per lavarsi i denti. Praticamente con questo qui potete, alla ventosina dietro, potete appenderlo alle mattonelle del bagno e mettere il timer ai vostri bambini per fargli spazzolare i denti per il tempo necessario, insomma, a farlo per bene. Perché a Megan gli dico sempre: Megan, conta per lato tot secondi. Lei, quando l'ha visto, ha detto: mamma, guarda, questo sarebbe molto utile visto che mi fa la testa così. E lo abbiamo preso e lo dobbiamo ancora provare perché l'abbiamo preso da tantissimo. Poi un'altra cosa che ha preso Megan, che però ha già utilizzato e ha giù, sono dei pennarelli che si soffia praticamente e colorano. Erano 4-5 pennarelli, ora non so perché li ha usati con il babbo, e praticamente voi soffiate e fai i colori. Mi ha detto: puoi fare sia dei disegni, puoi fare dei puntini, eccetera, eccetera. Comunque molto carini per i bambini, anche quelli ve li consiglio. Un'altra cosa che lei ha voluto prendere è questa, è uguale alla mamma Megan, ed è questa cassettina. È proprio la cassettina della posta, tipo quella americana, no? Che si apre così e dentro potete mettere le letterine, le cose. A lei piace molto scrivere. E poi ovviamente c'è la bandierina. Sapete che quando la bandierina è alzata significa che è arrivata posta, e di conseguenza, insomma, va svuotata. E questa qui l'ho voluta prendere per metterla in cameretta. Quindi, insomma, gliel'ho presa. Non ricordo quanto costa perché non c'era il prezzo, però gliel'ho voluta prendere comunque. Andando avanti, ok, ci siamo prese delle cose uguali io e lei, ve lo dico perché lei dice: mamma, me la prendi, la volevo anch'io. Ma ce la dividiamo? No, perché poi dopo te scrivi le tue cose, io scrivo le mie, quindi no, mamma, anche no, hai giustamente ragione. E si tratta, aspettate, stavo a vedere se sono stacca di glitter, no, di questi quadernini qui che sono bellissimi, cioè. Ci sono anche blu, se non erro, ed è appunto un quaderno, né piccolo, non è come le agendine piccole, né grande proprio come un vero e proprio quaderno. È tutto fatto così, questo ovviamente va tolto, ed è dentro rosa e poi ha le righe, e in cima vi dà anche la possibilità di poter scrivere la data. Quindi volendolo potreste usare anche proprio come una vera e propria agenda, secondo me, senza alcuna tipologia di problema. E ne abbiamo presi due, quindi uno per lei e uno per me. Questi ragazzi venivano forse 4 euro, però non ne sono molto sicura perché su parecchi articoli non c'erano i prezzi. Per alcuni li ho chiesti alla cassa, ho detto: scusa, mi dici quanto costa? Perché altre cose invece no. Poi un'altra cosa che ho voluto prendere, perché è super particolare, a me piace molto questa stampa, anche se va dosata bene, però negli accessori, soprattutto da scrivania, secondo me è carinissima, ed è lei, che poi si abbina benissimo con i miei occhiali, perché ho gli occhiali tartarugati, guardatemi, sono rosa e neri, e questa è proprio identica. Li ho tolti perché volevo stare un po' senza, ed è completamente pelosa, vedete? E questo è un po' più grande dell'altro ed è sempre un quaderno alla fine, ed è completamente maculato sia avanti che dietro con la base rosa e poi appunto con le macchie sul marrone nero. E anche questa mi sembra che costasse sui 4 euro forse.
sono stata un sacco di tempo a cercare uno che non fosse macchiato, rovinato, sporco, di questo prodotto che vi faccio vedere adesso. Non è stato per niente semplice, tanto che stavo per mollare, vi dico la verità. Poi alla fine mi piaceva tanto e l'ho voluto prendere, ma veramente è stato complicato. L'ho trovata anche blu ed è questa cartelletta qui, che è fatta completamente di paillette, vedete? Ora io ce l'avevo tutte in giù, ma insomma si possono spostare. È rosa, si apre, dentro è cartonata, ha una tasca qui sempre di carta per poterci mettere dei fogli, e qui invece ha la pinzetta per bloccare altri fogli. L'unica cosa è che questa qui, vi devo dire, è messa piuttosto bene, ha qualche macchia di colla qua, ecco, lì non si vedevano bene, qui ne ha un'altra, e dietro è piuttosto pulita. Le altre erano completamente macchiate di colla dentro, sporche, e mancavano le paillette. Dietro c'erano delle macchie grigie, insomma non era il massimo, però mi piaceva troppo, ragazzi, non potevo lasciarla lì, e quindi insomma l'ho voluta assolutamente prendere. E la trovate anche con le paillette blu. Tra le altre cose ci sono dei quaderni più o meno di questa grandezza, o forse leggermente più piccoli, ma mi sa che la grandezza è questa. Chi è? E sono proprio dei quaderni fatti così di paillette. C'è nero, non finisce più, c'è nero e c'è, mi sa, con il blu che cambia, vira poi sull'argento. Tutti quei messaggi eravate voi su Instagram che ci state facendo gli auguri per il nostro anniversario di fidanzamento. Comunque vi ho pubblicato una foto, seguitemi anche su Instagram, cercatemi come Filomena Amore. E vi dicevo, quindi trovate anche il quadernone fatto non così rosa perché l'avrei preso subito, ma è fatto tipo blu con, spostando le paillette diventa, mi sembra, argento. E poi c'è nero opaco, anche molto carino, però magari poi lo prenderò, insomma, perché è parecchio tempo che lo voglio prendere, poi alla fine non lo prendo mai perché comunque i colori non mi sconquifferano molto. Poi ho preso una cosa super utile, che anche lì volevo, ma non avevo mai trovato in buono stato, e anche questa volta io ne volevo prendere. Che ci sta lì? Ah, oddio, che ci sta? Scusatemi, Ah, ci sono altre cose che ho comprato che sono andate a finire dentro. Anche qui, queste cose che volevo prendere da tanto tempo, ma che non trovavo mai in buono stato, ragazze, e quindi le mollavo lì. Sono riuscita a trovarle in uno stato un po' più accettabile, ne ho prese due, ma ne avrei prese di più, ma erano tutte macchiate, strappate. E sono queste cartelline qui rosa, che però vedete come sono grandi, quindi riuscite a inserire all'interno tantissimi documenti. Queste c'erano rosa e blu, sempre verde, forse blu, ragazze, non mi ricordo. Comunque sono un rosa tenue bellissimo, costano 2 euro, cioè neanche la cartellina quella sottile comprata 2 euro, sono cartonate, fatte molto bene, però dovete avere la fortuna di trovarle, insomma, intatte, perché le altre che c'erano erano macchiate, addirittura il cartone era tutto strappato via. Io ne ho prese due, una, oggi ho volato lo scontrino, e due, devo vedere se riesco a trovarne altre in qualche altro punto vendita che non siano rovinate. Però abbiamo preso poi, per fortuna me l'ha fatta vedere Megan, io ne avevo presa una simile da Primark, che la trovate nel penultimo video dedicato a Primark che avevo fatto, di una penna dorata con un diamantino sopra. Megan mi ha fatto vedere che da Tiger c'è questa qui, che invece è argentata con il diamantino rosa, vedete com'è carina. Qui vabbè, ora c'è ancora l'etichetta, eccola, si apre così con lo scatto, c'è anche il tappino, che bravi. E costa pochissimo, penso costi 1 euro, non lo so. E quindi insomma adesso ce l'ho sia dorata che argentata. Ho preso poi, per necessità, lo sapete che ormai vado a giro, me le dimentico sempre a casa e continuo a comprarle a Parigi, a Firenze, ovunque, queste qui, che però sono super carine, che sono delle limette per unghie. Vediamo se riesco a farvele vedere, eh? Ok, eccole qui, eccole qua con i granchietti. E queste appunto perché mi volevo fare le mani, ma non sto avendo il tempo neanche per farle, e ho tolto lo smalto prima di partire per la vacanza, ma non ho avuto il tempo per farmele, quindi le ho lasciate un po' così, e va bene così. Poi vi faccio vedere due cose che non hanno a che fare con Tiger, che sono dei fiori. Allora, io avevo preso tempo fa a un negozio a Prato, mi sembra, non
dov'era, a Firenze, non mi ricordo, delle peone fatte molto, no, delle peone, delle ortensie fatte molto molto bene, e che ho già posizionato in un vaso sulle scale a casa per andare alla lato notte, zona notte, però ne aveva solo tre e tre ne avevo prese, non riuscivo a trovarne più fatte bene. Ho trovato questa che è fatta piuttosto bene, vedete, e che va bene perché è molto lunga, quindi va bene per il mio vaso che è grande. Diciamo che quelle che ho io sono un po' più ricche, infatti non ne ho volute prendere più di una, uno perché erano un po', ci mancavano i pezzi, e poi perché non so se il colore è identico, se va bene, quindi una ancora riuscirò a mimetizzarla in qualche modo, con due sarebbe stato un po' più difficile. Comunque l'ho pagata poco perché veniva a 2 euro, e finalmente riesco a fare il vaso un po' più ricco, perché tre sono poche, 4 minimo. E poi ho preso un'altra cosa che andrò a modificare, perché così non mi piace, mi piacciono i fiori presi singolarmente, e sono questi. Guardate che belli sono. A me piacevano principalmente questi rosa cipria. Ce ne sono 1, 2, 3, poi ce n'era anche un quarto. 4, sì, sono 4, e poi invece ce n'è qualcuno crema. Io li andrò a tagliare, li stacco da questo, questo è un mazzolino, tra le altre cose viene 6 euro, però se calcolate poi il prezzo del fiore singolarmente può anche andare bene. Ci sono anche queste erbettine qui che non sono male, queste si possono riutilizzare secondo me, e le taglierò e poi insomma le andrò a mettere insieme per fare un bel mazzolino. Ora non so come farvi vedere, comunque mi piace molto perché vedete com'è ricco il fiore, come sembrano dei pompon, no? E mi piacciono un sacco. Ho preso anche questa e poi ho preso una passatina, un frontino che sembra una fascia, ed è di questo grigio lame bellissimo scuro, però ce l'ho di lame, sa, quindi non riesco a farvelo vedere. Qui c'è lo scontrino di Tiger, ragazze. Allora, cartella documenti, quella rosa, 2 euro. La cassetta per la posta, 3 euro e basta. Cavolo, io pensavo di più. La cartelletta paillette, 3 euro. Il quaderno, quello con i glitter rosa, 4 euro. La lima per unghie, 1 euro. La penna con il diamante, 2 euro. Ma a saperlo non l'avrei mai comprata, vi dico la verità, perché 2 euro non vale la pena. I pennarelli per Megan, 5 colori, 2 euro. Timer, sabbia per lavarsi i denti, 1 euro. E poi c'è un quaderno a 5, 4 euro. E qual è? Ah, questo. Questo qua, maculato, che viene 4 euro. Sì, ho speso tutto 28 euro e 20, 20 euro di busta. Va bene, ragazzi, niente, questi erano i miei ultimi acquisti da Tiger. Un po' back to school, un po' torniamo insomma alla normalità. Poi ci saranno dei video super dedicati al back to school e vi farò vedere un pochino delle cose speciali. E niente, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, non dimenticate di iscrivervi su Filomena Amore. Io sono Filomena, vi aspetto sul mio canale per tantissimi nuovi video.